Ciao a tutti, vado a recensire al volo questa piccola fontanella Zen con il Buddha che tiene le mani in preghiera, molto carina, mi sta appassionando molto il mondo della meditazione, Zen, i Buddha, e quindi ho deciso di comprarla. E le dimensioni, ve le dico subito, abbiamo 17 cm di larghezza, poi di profondità all'incirca 14 cm e di altezza. Abbiamo la bellezza di circa 25 centimetri. Guardate la mia mano rispetto alla fontanella, è piccola, quindi dimensioni contenute. Cosa abbiamo? Allora, arriva all'interno prima di tutto di una confezione di cartone ben imbottita di Sagex, quindi state tranquilli che non verrà danneggiata, o meglio, a me non è arrivata danneggiata. Arriva all'interno di questa scatolina la pompetta che servirà far fuoriuscire l'acqua, semplice l'applicazione, va attaccata alla corrente e poi l'acqua fuoriesce da qua sopra. Vediamo se riesco a inquadrare bene. Ecco, l'acqua attraverso questo tubicino fuoriesce, riempie qui a filo e cade giù a cascata. Tra un attimo ve la faccio vedere. Accesa, purtroppo non c'è uno switch, quindi non c'è un interruttore che permette di accendere o spegnere la fontanella, ma si deve staccare la spina. Al di sotto qua c'è una piccola lucina che cambia colore, quindi varia dal blu al rosso al giallo al bianco, e illumina l'acqua e da qua poi fuoriesce l'acqua che crea un effetto un po' a cascata. L'acqua distillata è consigliata diciamo, per utilizzarla all'interno di questa fontanella, anche perché l'acqua calcarea magari va a rilasciare un po' dei residui. Ma adesso accendiamo insieme, attacco la spina. Come vedete si sta riempiendo al di sopra e l'acqua cade giù. Vi lascio un attimo per sentire il rumore della pompa così potete capire effettivamente se è rumorosa o meno. Io sinceramente non la ritengo rumorosa. Come vedete, c'è una bacinella, diciamo un vaso simile a quello dei fiori, che è di plastica. Il materiale sembra marmo, ma in verità è poliresina. Comunque, i particolari sono anche ben definiti. E il rumore, diciamo che secondo me dipende anche da quanto la si va a impostare: nel senso, ci sono diverse potenze di fuoriuscita dell'acqua regolabile sulla pompetta. Basta appunto switcharli e si può scegliere il grado di potenza di fuoriuscita dell'acqua. Io ho lasciato quella più bassa e quindi, come sentite, non si sente neanche un rumore troppo forte. Poi ovviamente dovete posizionare la pompetta in modo che non va a toccare i bordi del vaso, in modo che il filo anche non vada a toccare troppo sul retro. Quindi dovete un attimo giocare sul cavo e della pompetta e sulla posizione della pompetta e riempire, mi raccomando, tutta la vaschetta, o meglio sommergere la pompa dell'acqua, se no la pompa si danneggia, non ve lo sto neanche a dire. Se vi è piaciuta, comunque, mi lascio il link qui sotto, potete acquistarla tranquillamente.